Abbiamo presentato il progetto Promovalle, è un progetto organizzato dalla Camera di Commercio con Bergamo Formazione e le associazioni di categoria, Associazione Artigiani, CNA e tutte le associazioni varie del settore. È un'edizione che si sta ripetendo da alcuni anni con un notevole successo. Prevede il contributo di 30 ore di un manager temporaneo che andrà ad aiutare le aziende a sviluppare quei progetti che da solo non riescono a sviluppare. Noi quale EFE abbiamo sempre dato una notevole partecipazione a questo evento perché lo riteniamo importante soprattutto nel settore tessile, per sviluppare nuovi prodotti o entrare in nuovi settori. In questo periodo stiamo portando avanti anche il progetto del marchio tessile, un progetto ambizioso che abbiamo presentato il mese scorso e che ha avuto un enorme successo di pubblico e di gradimento. Quindi adesso stiamo perfezionando un po' tutte le regole, le norme di approvazione per portare avanti questo progetto e poi andremo in una seduta pubblica con gli artigiani a presentarlo e sarà riferito ai paesi delle Cinque Terre della Valle Gandino. Quindi vi aspetteremo numerosi anche alla prossima assemblea, proprio come è successo in questa e in quella precedente. L'iniziativa Promo Valle Seriana, un'iniziativa che la Camera di Commercio di Bergamo sta realizzando da alcuni anni sui territori delle valli e sui territori della Bassa Bergamasca. La finalità di questa iniziativa è quella di supportare delle imprese artigianali, quindi del comparto artigianale, in una fase di sviluppo e di crescita d'impresa, attraverso una serie di rapporti, diciamo, di supporti in termini di consulenza. Vogliamo infatti affiancare gli imprenditori artigiani con degli interventi di crescita, di sviluppo, di innovazione per quanto riguarda la loro forma imprenditoriale. Il progetto ha già avuto precedenti edizioni, le precedenti edizioni si sono riscontrate, diciamo, abbiamo riscontrato dei risultati positivi, le imprese hanno avuto un effetto benefico da parte di questi consulenti che hanno introdotto all'interno delle imprese dei progetti di sviluppo e quindi la Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria che sono Associazione Artigiani, CNA, LIA e Unione Artigiani hanno ritenuto opportuno continuare con questa iniziativa e promuovere nuovamente anche per il 2011 questo intervento di supporto e di crescita imprenditoriale.